indicatore. Poche parole per chiudere questo intervento. Io voglio ringraziare Andrea innanzitutto, che ha avuto il coraggio immediato per certi aspetti. Perché vedete, Casoria è una città particolare che rientra in un triangolo dove esiste una cripta di male affare, c'è un connubio tra la politica e il malaffare organizzato, per cui Casoria, a Fragoso, Tratta Maggiore, qui è nato una sorta di comitato d'affari che si chiama consociativismo politico tra centrodestra e centrodestra, quali applicano in pieno quello che il deputato della vecchia Democrazia Cristiana negli anni 60 chiamò manuale Cencen, vale a dire una torta, dove quando governo io ti do a te l'opposizione di 30%, tanto so che i suoi affari, quando governerai tu, farai altrettanto. E apparire questo malgoverno è la situazione che voi vedete in giro, non solo quella della spazzatura, che oramai è un problema diventato endemico, perché scientificamente questi arrivano all'emergenza per poi lucrare su quello che va a fare della ditta presa all'ultimo momento, del commissariamento che sovrasta tutte le leggi, perché c'è un'emergenza di rimuovere la spazzatura. Ma è quello dell'affare, è quello dell'affossare il popolo per determinare un meccanismo che porta risorse non ai servizi ai cittadini, ma nelle tasche di questi politici corrotti che da 40, 30, 50 anni affogano una zona dove tra camorra e malaffare politico esiste una cappa. E vedete, presentare qui la lista del movimento sociale, un movimento non solo di opinione ma anche di strutture di organizzazione, ma ancora prima un movimento che non ha mai avuto a che fare alcunché con il malaffare, con il clientelismo politico, ci è voluto un coraggio enorme. Per questo io ringrazio Andrea. Vedi, caro amico e camerata, se qui stasera siamo pochi è perché la gente preferisce evidentemente andare da quei politici corrotti che durante tutto l'anno spengono i telefonini, chiudono le loro sedie e non si fanno vedere, perché scendono soltanto in campagna elettorale con mazzetti da moneta, da soldi, da euro, di 30, 20 euro e si comprano il voto della gente. Noi siamo persone onesti, abbiamo fatto una scelta controcorrente e tanto importanza abbiamo dato comunque a questa candidatura, che anche lo ringrazio per questo, il candidato al sindaco di Napoli, l'avvocato Antonio Lambert, che pur aveva altre cose da fare, è voluto essere qui stasera per testimoniare e sottolineare l'importanza strategica che noi diamo a questa candidatura, perché il movimento Idea Sociale di Raggi è un movimento che si ispira a valori, principi, ideali per i quali tanti giovani hanno lottato, intere generazioni hanno condiviso e dato anche i loro sacrifici, le loro rinunce. Il nostro leader era Giorgio Almirante, per i quali noi tanti giovani abbiamo dato la nostra vita, abbiamo dato l'esperienza, abbiamo dato la militanza politica quando la politica era una cosa seria. Adesso in giro non c'è la politica con la P maiuscola, ci sono, come bene ha scritto il nostro Andrea Caputo, comitati d'affari e casa. Questa è la politica. La politica è diventata un affare dove praticamente senza progetti, senza programmi, si presentano, investono soldi per essere eletti e magari per una campagna elettorale al comune di Casoria
dove si va a prendere un gettone di presenza di 200 euro al mese, uno di questi spende 200-300 mila euro per una campagna di nostra. Allora la domanda viene spontanea: ma se tu in 5 anni di campagna di tutta la consigliatura andrai a prendere se non 10 mila euro, come fai a spenderne 200 mila per essere eletto? La risposta è il tempo, che non fa. Perché questi non amministrano per il bene comune, amministrano per arricchire loro, le loro famiglie, le loro comari, i loro amici, i clienti, degli amici, che sono sempre gli stessi, che si arricchiscono alla faccia del popolo, che se ne fregano dei bisogni della gente. Mentre noi, vedete, cari italiani di Casoia, amici, abbiamo un programma sociale che ci contraddistingue. Per i giovani noi proponiamo un salario minimo di inserimento sociale per dare la possibilità a un giovane, per esempio, che al 18° anno di età possa scegliere se essere supportato dal governo per frequentare l'università oppure rendersi utile per un salario sociale contrattabile, per esempio per operare nell'ambito della protezione civile o nell'ambito di quelle attività sociali che possono aiutare le fasce più deboli, come l'assistenza domiciliare agli anziani, come la tutela del verde, come la tutela dei musei, come la difesa delle coste da un'immigrazione selvaggia diventata insopportabile. Perché in una nazione, in una realtà sociale, in un paese dove non c'è lavoro per i nostri figli, non è certamente facile dare lavoro agli altri che vengono pur esprimendo la piena solidarietà. Ma se permettete, noi dobbiamo pensare prima agli italiani, dobbiamo pensare prima a noi, che abbiamo problemi che man mano stanno diventando insopportabili. La gente non ce la fa arrivare alla terza settimana. I giovani, la disoccupazione giovanile in queste aree, tra Casoia, sfiora l'80%. Sapete? Su 18 giovani non lavorano. E se un po' di lavoro c'è, è sempre più precario, perché i giovani diventano schiavi attraverso il lavoro che lo chiamano a co-co-co, part-time, lavoro itinerale. Ma che cos'è? È lo sfruttamento di giovani che lavorano per poche ore e gli danno a fine mese 200-300 euro. Loro voi mi dite come un giovane può creare una famiglia, come può avere una casa, come può assicurarsi un futuro. Ecco che i giovani non si sposano, restano con genitori fino a 40 anni. Ecco perché in Italia non nascono più bambini. E qui in Campania, che era la Campania Felix, che era la terra dove la proliferazione delle nostre donne erano generose, ogni famiglia aveva 6-7 figli, siamo anche qui sotto la crescita zero, per cui le ultime cifre degli statistici ci dicono, e che dice anche la Campania, fa la media di un figlio e mezzo a compiere quando riescono a sposarsi. Ecco, se noi andiamo di questo passo, dicono gli esperti, tra 20 anni avremo 18 milioni di immigrati in più e 30 milioni di italiani in meno. E noi rischiamo di essere estinti come entità, come popolo. Ecco, al disastro di cui ci stanno. In queste zone, per esempio, altro problema, insistono con l'apertura di supermercati, che stanno assassinando il piccolo commercio e l'artigianato, perché le cifre parlano chiaro. Per ogni ipermercato che apre e chiudono 500 piccole bottiglie nel giro di 2-3 anni. Cosa detesta? La disoccupazione, la disperazione sociale, la desertificazione del territorio. Ecco i problemi. Se la gente che è qui in fila dai politici corrotti per prendersi la plebbenda, per assicurare il posto della nicchia al cimitero,
per avere l'ennesima e la stessa sempre domanda del posto al figlio che non avranno mai, perché questi vivono disperati, prendere i 20-30 euro, le elemosine, del PDL, di tutti i lati, prendono i soldi in campagna elettorale, se poi li chiamano dopo, ma io ho bisogno per il mio figlio, se lo sai che ti ho pagato, se stanno pagando, mi hanno votato, mi hanno dato i voti, se stanno i soldi, stanno comprando i pacchetti di voti a 50 euro, questa è la democrazia in questo paese. Allora vedete, noi siamo un movimento di idee, di valori, di principi. Siamo gli unici che possiamo dire che non abbiamo mai fatto un compromesso, abbiamo le mani pulite. E se qui a Casoria ci sono io come vice segretario nazionale del partito e porto il saluto del nostro leader da Roma, Minorato, Minorato Lamberti, è perché vogliamo sottolineare anche in posto, vogliamo sottolineare l'importanza di una presenza che è strategica, che è politica, che rappresenta quella alternativa al sistema del bipolarismo della politica, di due meccanismi perversi che rappresentano il rovescio della stessa medaglia. Destra e sinistra in questa competizione elettorale rappresentano soltanto interessi di parte, comitati d'affari, caste che nulla hanno a che vedere con i problemi reali della gente. Noi invece lottiamo per cercare di dare delle speranze, portando un progetto politico, portando all'attenzione della gente quello che è un programma contro la pressione fiscale che sta diventando odiosa nei confronti delle famiglie. Questa Equitalia Polis, ex gestionale, questi strozzini legalizzati che mandano migliaia di cartelle pazze esattoriali alla povera gente, e crea un meccanismo in cui se uno non paga è ridotto poi a dover arrivare alla disperazione. Se in una famiglia che vive con 1.000-1.200 euro al mese arriva una bolletta di una cartella pazza di 600-700 euro da pagare, quella famiglia è destabilizzata, va, crolla inevitabilmente in una depressione morale, in una sconfitta che la porta alle nuove povertà. Vedete nelle file delle mense della Caritas, delle madri di Teresa di Calcutta, a Napoli, dei padri carmelitani, infine non ci sono più solo come una volta gli immigrati, ma ci sono, ci fa volontariato queste cose che fa, tante famiglie dignitose che alla fine del mese non possono nemmeno permettersi di pagare il pigione, che quindi devono risparmiare e devono andare a ritirare il piatto di minestra, magari mettendosi d'accordo per ritirare prima che inizi la fine. A questo ci hanno detto, a pensioni da fame, ai giovani, ai nostri giovani che sono diventati degli schiavi. Noi auspichiamo un riscatto, che anche un riscatto morale. Vedi, caro Andrea, caro Vittorio, qualsiasi sarà il risultato che noi otterremo in questa campagna elettorale, noi già abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto perché il simbolo nostro della fiamma della riscossa è stato presente in questa zona per la prima volta da tanti anni. Il movimento sociale, grazie a te, al tuo impegno, è stato presente. Siamo pochi e chi se ne sa. Se volevamo fare i politicanti di regime corrotti, stavamo lì, in fila, tra quei pecorotti, tra quella gentaglia che usa il mezzo della politica per strumentalizzare, per ridurre la gente in schiavitù, per creare meccanismi perversi, ignobili, di accattonaggio della povera gente che oggi è ridotta a non avere più un nucleo familiare degno di questo nome, ma con la corruzione imperversante, con valori che vengono sempre più meno anche i nostri giovani, ne hanno cambiato. Anche i valori di prima, che erano quelli dell'armonia di una famiglia,
l'hanno completamente distorta. Allora noi rappresentiamo, caro Andrea, cari amici, una piccola speranza, una fiamma che sta lì. Quando arriverete nelle schede, ricordatevi, noi siamo gente pulita. Andrea è una persona per bene, perché poteva evitare, poteva far finta di niente, invece ha scelto la via più dura, più pericolosa, la via più caparbia di voler dire: non tutti siamo contrari, non tutti siamo propri a quello che è il vostro meccanismo di ridurre la gente a essere degli schiavi. Noi ci siamo per una riscossa morale, per portare un discorso politico diverso, per creare nei nostri giovani la possibilità di avere un'alternativa al sistema dei corrotti, ai comitati d'affari, alle cricche, alle caste che stanno assassinando un popolo e che in questa terra, qui a Casole, questa storia, purtroppo questo meccanismo ancora di più si estrinse che in mille modi, non solo con la spazzatura per la strada che sta pure andando, ma con un meccanismo di un fiato sul collo, la gente che ha avuto paura, perché sa che noi siamo diversi da tutti gli altri, ma forse chissà, nell'urna tanti che hanno avuto paura almeno per vendicarsi, almeno per dire diamo un voto di protesta, tentiamo una speranza diversa, metteranno il segno su quella fiamma dei valori, dei principi, per i quali noi comunque vada continueremo a combattere per una Casole diversa. Con Andrea in consiglio comunale significherà avere un baluardo, una presenza civile, morale, di un uomo d'onore che rappresenterà gli interessi non propri del partito, perché non abbiamo bisogno, ma della povera gente, di chi soffre e non ne può più, di questa politica che ci ha stufato. Viva Casole, viva il Paese! Elettorale, domani sarà l'ultima giornata di conversazione e poi da di purtroppo sicuro che Raffaele ha detto di tutto. L'unica cosa, anche se siamo pochi, ma in tanti stanno nascosti dietro a quella pianta, sicuramente usciranno tutto. Grazie.